L'Abruzzo è una delle tre regioni italiane in cui questa mattina sono riprese le lezioni in presenza delle scuole superiori. Tutti gli occhi sono puntati sul modello Teramo per capire se in questo particolare momento dell'emergenza Covid sia possibile tenere aperte le scuole. Lo ha ricordato il prefetto Angelo De Prisco, che questa mattina ha fatto visita all'istituto di Poppa Rozzi. L'organizzazione, il livello di tranquillità che in queste ore possiamo verificare è sicuramente frutto di un lavoro lungo che le istituzioni teramane, in particolare le istituzioni scolastiche del Teramano, hanno messo in piedi. Perché l'ufficio scolastico provinciale ha lavorato bene sin da settembre, quindi già nella fase di primo avvio dell'anno scolastico. Nella seconda fase, se possiamo così definirla, cioè quella di una definizione di un patto, di un protocollo, di un piano operativo che era stato rimesso dal governo ai prefetti, io ho avuto modo di verificare che la situazione era già a buon livello. Quindi io direi che questi giorni dovranno servire non soltanto al prefetto, ma a tutte le istituzioni, anche ai dirigenti scolastici, di verificare se ci sono delle criticità, in modo tale che noi si possa immediatamente correggere il tiro. Provveditore, il prefetto ha parlato di modello Teramo per la riapertura delle scuole. Perché? Allora, modello Teramo perché noi siamo stati, come dire, un po' i precursori. Il problema è l'assembramento sui pullman. Per evitare l'assembramento bisogna diluire i flussi e noi questo lo avevamo già intuito quest'estate, in tempi ancora non sospetti, quando nessuno poi in realtà nelle altre regioni lo aveva fatto. Cioè, in via sperimentale noi a settembre abbiamo strutturato tutti gli orari di tutte le scuole della provincia, e quindi di tutti i vari territori delle nostre scuole della provincia, e abbiamo messo proprio, sperimentato questo modello sul 100% delle presenze, quindi non sul 50%, ed è andato bene.